Non vedo niente, aiuto. Che succede? Dove sei? Non dove lo sei? So, vedo il soffitto, non so cosa sta succedendo. Sono Lion, ma che stai facendo sopra il long horse? Come sopra il long... Oh mio Dio! Tieni da lì! Ma cos'è? Non ti avvicinare, non ti avvicinare. Io è pericoloso? Non lo sappiamo, no, è un... si chiama Long Horse, è un SCP, è abbastanza conosciuto. È una specie di creepypasta, è una storia, è una leggenda. Era dentro la cella. Non Come ho capito, non lo so, non ne ho idea. Ma l'hai fatto uscire tu? No! Ma c'eri però... sopra? Non c'entra niente, io non c'ero sopra. La cella era anche in fondo io, non, io allora, io ero... Io vado avanti e indietro qua. Anche perché c'è la cella dell'intruso che è lì a fianco. Tu non credo che tu l'abbia neanche... Ma tu l'hai mai visto l'intruso rosso? Perché no, ti devo portare, no, vieni, mai. Vieni, allora, passategli accanto. Però non toccatelo, mi raccomando. Ma è vivo questo coso? Sì, è vivo, credo che sia vivo. È praticamente un cavallo con il collo molto lungo che compare all'interno di caverne, luoghi bui, stanze. E ti fa spaventare in realtà. Ma a me non è che mi ha fatto proprio paura. No, ma non ti uccide. Ma perché non è lui? Ti ricordi che quello era quello scheletrico? Non lo abbiamo capito in realtà. Non è che ne siamo sicuri di quale sia, perché ce ne sono due. Probabilmente uno è una specie di cosa che viene creata dall'originale. È tutto un po' un miscuglio, non si sa. Comunque ci siamo. Allora, Cicco, ti spiego. Praticamente, in uno degli ultimi episodi, dove tu non c'eri, abbiamo visto una cella che è praticamente accanto, puoi venire, al nostro laboratorio. Ma è sempre stato qui? Sì, sempre. A quanto pare, non lo sappiamo. Io non l'avevo mai vista. Però se tu adesso scendi qua, questa cosa la sto facendo vedere a tutti. Però ci tengo. Praticamente noi siamo arrivati prima... fuori? Sì, aspetta lì. Prima siamo arrivati dall'entrata normale, no? L'abbiamo trovata, sì, come una cella normale. Poi però praticamente io mi sono reso conto, perché a volte hai presente che tu ti metti con la testa su un blocco a volte, magari, sì, anche entrando in gioco, e vedi attraverso i blocchi, no? Per un istante. Ho presente. Hai visto il laboratorio? E ho visto che era qui, praticamente, hai capito? Che era a fianco. E quindi mi sono reso conto che questa cella è proprio a fianco e tu non hai idea di che cosa ci sia dentro. Cioè praticamente... fammi vedere. Qua c'è l'intruso rosso. Guarda, avrei visto... Fa vedere? Avrei visto che c'era il video. È vero. Ecco, ed è lui, è qui, guarda. È l'intruso rosso. Ma non se ne va? Per il momento sembrerebbe che non se ne vada. Quando lo apro mi dà sempre ansia e anche altri effetti. Noi abbiamo provato a catturarlo, abbiamo provato ad utilizzare Mario, perché tu sai che nella Failcraft, no, Mario è sempre quello, sì, che c'entra con l'intruso. Praticamente non ha funzionato neanche così, non è stato neanche quello e ma non scusa, ci... Come fai a imprigionare questo? E non scappa, lo sappiamo, subito, è impossibile. No, è impossibile, sappiamo. Ci abbiamo provato un sacco di volte, la porta al gun non funziona. No, infatti. Ogni volta che si avvicinava Lion non vedeva più niente. Per il momento sembra però che funzioni tenerlo lì. Cioè lui praticamente da lì non si sposta. Ma e è congelato? Per il momento, secondo me lui semplicemente sta bene lì perché vuole farsi vedere a noi. Cioè lui Lion, sa, io penso che noi sempre sappiamo più spesso che lui abbia scelto di stare lì, sì, perché sì, non sì, è sì, un caso sì, che la cella sia così me vicino al laboratorio. Anche secondo me. Ascoltate, adesso dobbiamo tornare, stiamo andando dalla parte giusta. Sì, mettiamo sì, il jetpack. Sì, dobbiamo andare di qua. Usate il jetpack così ci sbrighiamo più in fretta. Se vabbè, c'è ancora il long horse, non c'è più. Sì, c'è, si è spostato però stavolta. Mamma mia, si è spostato. Non posso, io non ci salgo di nuovo. Non so cosa può succedere, non ci voglio salire. Ma intanto è innocuo, in teoria fa solo paura. In teoria dovrebbe fare solo paura, sì, dovrebbe farti solo spaventare. Quindi non dovrebbe essere in grado di aprire altre celle o fare altri danni. Lion, per il momento, il portale. Ecco, brava, me ne stavo ricordando anche io. Mettiamo subito il portale qua dentro. E poi finalmente possiamo uscire passando dal tappeto elastico. Vai. Mi raccomando, Anna, non ti perdere. Cosa stai no, combinando? Non distrarti, veloce, usciamo fuori. Stavo controllando che avessi messo il portale. Non ti preoccupare, che se io mi devo ricordare di una cosa me ne ricordo. Adesso, mettiamo il jetpack tutti quanti. Dobbiamo andare abbastanza vicino, quindi non preoccupatevi. Però tenete le torce in mano, Cicco, bello. Giusto, giustissimo, attento, giustissimo. Venite con me. Allora, dobbiamo avvicinarci alla zona del ghiaccio rosso. Vi ricordate che c'era il ghiaccio rosso? Sì, qui davanti. La vedo anche. Sì, io non la vedo ancora, però mi pare che sto andando nella direzione giusta. Sì, eccola lì qua, di fronte a noi. Ora dobbiamo superarla leggermente e praticamente superandola vedremo che c'è un'altra luce che prima non c'era, quindi si è appena generata. Davanti? Sì, davanti. Dovrebbe essere da qualche parte vicino da a noi. Quella sopra la collina? Forse sopra la collina potrebbe io essere. Io la vedo. Questa qua non è segnata, una, vedi? Qua ce n'è una. Potrebbe essere questa, ma non sono sicurissimo, Controlla. Fatemi dare un'occhiata, vediamo se la riconosco. Sì, è questa qui, ragazzi, questa. Ci siamo, okay, ci siamo. Allora, togliete il jetpack tutti quanti. Nel fondo di questa cella, se non ricordo male, sì, infatti, dovrebbe esserci, a me pare almeno, acido. Quindi dobbiamo stare attenti, ok? Oh, no. Metti la tuta. No, non serve la tuta, abbiamo visto che fa male. Dipende da che acido è, ma fa male lo stesso. Scendo prima io, vi dico quanto fa danno. Vai, perché seguiamo subito. Sono diversi tipi e vi dico fai se attenzione, è ok. Attenzione, mi raccomando.
Non è acido, non mi ha fatto niente. Cos'è? Non lo so. Scendo. Acqua non è, è grigia. Prendila. Preferisco di no per Aspetta. Il momento. Stiamo perdendo già abbastanza tempo. Dobbiamo sbrigarci. Cerchiamo di restare concentrati. Ci sono un sacco di problemi. Ah, e poi ci sono un sacco di cose. Con il baby in a jar non c'eri nemmeno tu, giusto? No, no, non c'ero. Ti sei però. Porca miseria, ti sei perso. Scusami, mi sono perso due, me ne sono persi. Va bene. Comunque, praticamente questo baby in a jar è una specie di bambino in una bottiglia, no? Di vetro. Praticamente noi l'abbiamo catturato. Sì, è. Orribile. E l'abbiamo liberato. Praticamente liberandolo dopo averlo catturato viene fuori una specie di tipo un ognomo, no, un Anna? Un bambino assurdo. Avete fatto bene. No, perché praticamente non si può liberare se non si rispettano i requisiti per la sua sopravvivenza, capito? Altrimenti muore. Quindi ma è dobbiamo... buono lui? Non lo sappiamo. Ma che domande mi fai? Ma cosa vabbè, ne so? Però l'avrei liberato anch'io comunque. Ma non migliore. Possiamo. Non possiamo liberarlo finché non costruiamo la cella adatta a lui. E quindi per il momento abbiamo anche quella questione in sospeso. Più quella di oggi ovviamente, che è l'SCP numero 158. A giudicare dall'immagine sembrerebbe una specie di spettro, un fantasma, perché se vedete ha proprio l'aspetto classico. Mi pare di sì, ma non ne sono sicuro. Dovrebbe essere, se è quello che penso io, dovrebbe essere una specie di braccio meccanico che è capace di, sì, di rubarti l'anima, però. Ma come? Non lo so, cosa? È pericoloso. Infatti c'è già gente morta per terra. Quindi stiamo attenti, io ho già paranoia. Ma a fianco al ghiaccio rosso può essere contaminato, non ci hai pensato? Non è contaminato perché non ci sono né tubi né ghiaccio in giro, però. Vabbè, deve vedere dentro, però, non siamo sicuri. Adesso vedremo. Per il momento state tranquilli, ci sono due cadaveri qua fuori, quindi bisogna stare molto attenti. Entro prima io, voi rimanete no. Aspetta, qui, aspetta, ok, entra, calmati, ti ruba l'anima. Cico, porca miseria, ti devi dare una calmata. Stai troppo pressante, mi metti ansia. Ti ruba l'anima. Ho capito, datti una calmata, stai tranquillo. Non succede Lion, niente. Ma è in grado di rubarti l'anima se qualcuno lo indossa o da solo? Non lo so, Anna, non lo so. Credo che devi usarlo su qualcuno, non lo so, ma vediamo. Fai attenzione, mi raccomando. Restate fuori voi, Allora, c'è? Sì, credo di sì. Mi pare che sia questo, sembra... Oddio, è tutto nero, tipo c'ha la mano, il pugno? È un braccio, come se fosse proprio un braccio. Sì, è lui, Mechanical Arm numero 158, giusto? È il 158? Sì, esatto. O 159? Non mi ricordo se fuori c'era un altro numero, ma a volte comunque qualche errore può scappare sia da me che da loro. Adesso, perché anche a volte mi ricordo che ne avevamo visto uno. Sì, l'ho preso. Ne avevamo visto uno dove praticamente il numero era quello dei Lecca-Lecca. Mi è tornato in mente. Sì, nei Lecca-Lecca praticamente il numero giusto non era quello che c'era scritto qui, che era stato scritto sul label da la fondazione, era un altro. Quindi non lo so, può capitare che ci siano degli errori, ma non è importante. Secondo me è qualcuno che sta manomettendo pian piano per non farti viaggi mentali. È soltanto un errore di numero. Ma la smetti di dire fesserie? Ma scusa, ma ti sembra una cosa sensata quella che hai detto? Cambiano i numeri per confonderci. Ma ti sembra, Anna? Magari ci spingono a prenderlo sotto gamba quando invece Anna, qualcosa scusa, di molto più pericoloso. Anna, stai dicendo stupidaggini. Abbi pazienza. No, non facciamo i complottisti. Scusa, ma tralasciando questo, sei sicuro di l'hai fatto uscire, comunque? No, ce l'ho in mano, sei fuori. Ho capito, ma non succede niente. Finché non lo uso, non succede niente, no? Dovrebbe. Ma io non sono sicuro, Oh, ma porca miseria, ma cosa avete oggi? Ma siete due cagasotto? Ma che problema? Ho capito, ma di solito non sei così incauto con un SCP. Ma infatti. È inanimato, è un braccio inanimato, è meccanico, ma è inanimato. Sono io che lo manovro, capito? Se io non faccio niente, non succede... Oddio, c'ho aggressione. Non t'avvicinare! Cosa? Lion! C'ho aggressione, quindi vuol dire che non sono... Vedi? Te l'ho detto! Va bene, basta che state lontani, non succede niente però. Sto cercando di ricordare bene come funzionava. Praticamente dovrebbe... Allora, Cico, mi devi fare un favore. Sì, dimmi. Vai a vedere... Ci sono altre stanze, abbiamo visto tutto, c'è qualcosa. Vado a vedere dietro, Vai dietro. A vedere se c'è dell'altro e soprattutto... Anna, aprimi. Veloci, raga, però subito. Svegli. E vai. Poi date un'occhiata anche... Perché ci dovrebbe essere qualcos'altro, se mi ricordo bene. Praticamente dovrebbe esserci una specie di giara dove praticamente l'anima viene bloccata. Perché questa roba viene presa dal braccio e viene contenuta all'interno di una specie di scatola, capito? Ora, non so, tu hai trovato qualcosa là fuori, Cico? No, non c'era niente. Vedi lì dentro, qui. Nel cassetto, se c'è qualcosa. Sì, è vero. C'è qualcosa? Sì. Vieni. Aspetta, tieni. Allora, in questo momento io non ho aggressione, però non ti devi avvicinare a me. Butta per terra. Guarda. Lancia, ok. Tieni, prendili. Fermo, stai fermo. Però. Allontanatevi. Allora, queste qua si chiamano un fired jar. Sì, tecnicamente potrebbero essere quello che cerchiamo. Faccio un attimo di posto spostando le storie del mistero. E ma cosa servono? In teoria dovrebbero contenere le anime che il braccio prende. È abbastanza pericolosa come cosa. Ma anche le anime da dire. Dentro? No, queste sono vuote, unfired, vuol dire tipo che inutili, no? Che Lion, non sono ancora scusa, utilizzate. Ma che succede alla persona a cui viene tolta l'anima? Probabilmente muore, non lo so. Io ho ancora muore. Aggressione, raga. Adesso, in teoria, noi dobbiamo provarla questa cosa.
purtroppo. Quindi qualcuno di noi si deve sacrificare ad essere ucciso, colpito da questo braccio meccanico. E non so se basta un solo colpo, se ne servono di più, però abbiamo perso tanto tempo e non abbiamo ancora provato, quindi dobbiamo provare. Allora ci dividiamo. Chico, tu rimani tra una porta e l'altra. Oh mia! Ma che hai fatto? Ho tirato su un cadavere? Ma sei pazzo? Ma come hai fatto? Come col braccio? Col braccio. Ma è normale, perché se ci pensi, questo è un cadavere. Il cadavere ovviamente non ha più l'anima, no? L'anima non è più nel cadavere. E quindi praticamente io con il braccio è come se per un attimo gliel'avessi ridata, l'avessi risvegliato, perché infatti era sveglio, infatti. Probabilmente questo braccio ha il potere sia di togliere l'anima, sia di rimetterla. Che di rimetterla. È una cosa particolare, non ricordo benissimo cosa c'era scritto sul fascicolo, farebbe comodo, però vabbè, ragazzi, dai, abbiamo perso fin troppo tempo, proviamo. Provo su Anna questa volta, va bene? Va bene. Chico, tu fatti indietro. Perché deposito le mie cose? Sì. Magari sì. Giusto la chiave jetpack. Deposita tutto, Anna. Deposita tutto quanto, ok? Perché è sicuro che muori e potrebbe succedere qualcosa anche di peggio. Quindi mettiamo le mani avanti e proteggiamoci per bene. Hai depositato tutto, Anna? Fatto? Sì, tutte le cose importanti. Ok, ogni tanto io becco aggressione, perché probabilmente lo stesso braccio vuole che io ti colpisca. Ma fa male. E io non ti sto neanche colpendo. La uccidi. Ecco, è morta. Allora, non avevi depositato tutto, però avevi lasciato un po' di cose nell'inventario. Solamente le cose più importanti. Ho capito, Anna. Io ti avevo chiesto di depositare tutto, però. Adesso mi devi dire dove sei, cosa succede. Succede, che cosa vedi? Svegliati. Non lo so, però. Non vedo niente al momento. Cosa vuol dire non vedi niente? Descrivi bene. Lion, sono dove sei tu. Cosa vuol dire? È come se fossi in modalità spettatore, cioè tu vedi quello che vedo io. Anna. Sono vicino a te. Girati. Ma porca miseria, ma sei un fantasma, ma cosa sei diventata? Ma come sono un fantasma? Sì, non sei, guardati, sei verde, sei trasparente anche, vedo attraverso. Mamma mia. Mettiti davanti a Chico, fermati, ferma, Sì, si vede. Io ti vedo. Anche io ti vedo proprio. Oddio, non è proprio chiaro, però riesco a vedere attraverso qualcosa. Sei trasparente, Anna. Raccogli le tue cose. Oh mio Dio. Puoi raccogliere le tue cose. Guarda che ci sono quelle. Anna, sveglia, però devi stare attenta. Prendi le cose, le tue cose, veloce. Le tutto cose quanto. Le posso prendere. Ok, quindi è come se fossi viva. Io ti posso colpire. Ma Chico, non è viva. Chico, dagli un pugno, dai un pugno ad Anna normale. Provo. Sì, vediamo. Ok. Non la puoi colpire? È come se fosse tipo incorporea. È normale, perché è tipo una specie. Cioè, allora. Oh, puoi anche passare attraverso, tipo. Davvero? Oh mio Dio, ma che figa. È vero! Sei di Ma che accidenti! Ma scusa, ma io non dovevo finire in una bottiglia, tipo. Allora, le bottiglie non si sono consumate. Forse ti posso catturare con una delle bottiglie. No, non ne ho una piena. C'ho sempre lo stesso numero. Me ne hai dato 5, io ne ho 5. E però lei non la posso né catturare. Sto provando tipo a cliccarla e non succede niente. Praticamente credo che il braccio non abbia funzionato bene. Forse io non l'ho usato nel modo giusto. Forse c'è qualcos'altro che dovevo fare. Perché l'anima di Anna si è staccata dal corpo. Sì, questo sì. Però è rimasta tipo vagante, capito? Non è entrata nella giara. Probabilmente c'è un altro modo per contenere l'anima, però ti prego non lo fare. Non lo so, se la contieni magari poi non posso più tornare. Io sto provando a cliccare col tasto destro, no? Come se fosse un'altra funzione del braccio meccanico. Non fa niente. Non però. Succede niente, non la cattura, non succede nulla. Il problema adesso è che Anna fa parte dell'SCP, cioè praticamente ti dobbiamo mettere in gabbia. Se rimani così, come si fa a riportarti indietro? Non è l'SCP, dai. Appunto, come faccio? Bisogna trovare la maniera di morire, secondo me. No, aspetta, morire come fantasma è impossibile, non può infatti, morire. È un po' immortale, non possiamo neanche prenderla. È completamente immortale, Anna, prendi anche il tuo secchio d'acqua e recupera le tue cose, perché comunque... Ma sei sicuro che vuoi che le tengo? Sembri viva, cioè io adesso ho anche ansia e aggressione di nuovo. Chico, stammi lontano. No, allontanati proprio. Non voglio che ne abbiamo due, ne basta uno di fantasma così messo male. Anna, sei anche inquietante come ti muovi, perché con l'effetto di ansia sembra proprio che tu abbia una scia paranormale, tipo, è veramente brutto. E i cadaveri li vedo particolarmente inquieti, perché anche di nuovo l'ho fatto. No, ti prego. Guarda, sì, li risveglio per un attimo, però dura tipo una frazione di secondo, perché subito dopo si riaccasciano di nuovo. È strano, ma è veramente strana sta cosa, non so cosa fare. Dobbiamo trovare un modo di riportare Anna normale. Non c'è del fascicolo qualcosa? Io non l'ho letto, non me lo ricordo adesso. Dovrei. Non possiamo fare niente noi. Guarda, in teoria quello che ricordo che diceva è che praticamente l'anima rimane come una sostanza gassosa. Ed effettivamente Anna è una sostanza gassosa. Perché sì, trasparente. Se vedi, no? Si può passare attraverso, è trasparente. Io non so cosa dobbiamo fare. Praticamente dice che la persona a cui viene tolta l'anima muore, ovviamente. Rimane tipo in uno stato di coma, capito? Non risponde più. E inoltre sto cercando di leggiucchiare se riesco. Aspetta, se per caso dobbiamo trovare il mio corpo. No, il tuo corpo non esiste non più. Su Minecraft il corpo sparisce, muore, e si distrugge. E che ne sai, scusa, questi
come li chiami tu? Ho capito, ma questi sono un'altra cosa. Il tuo corpo non c'è qui. Non lo vedo, è sparito, si è dissolto. Ma se non c'è, se fosse, non lo so, magari nello spawn del mondo. Fammi vedere dentro. Aspettate fuori, qua dentro. Guarda. Allora, dove ho preso il braccio, il tuo corpo, Anna, non c'è. Mi dispiace dirtelo, ma non c'è niente. Oltre a questo, io stavo dando un'occhiata, ma non c'è scritto niente. Non c'è scritto proprio niente. Secondo me l'unica cosa che possiamo fare è iniziare a tornare a casa. Mettiamo a posto il braccio. Ma così? Sì, così. E tanto Anna può fare, cioè può fare tutto, si può muovere. Poi una soluzione la troveremo, la troviamo sempre. Così, insomma, se ci avanza un pochino di tempo, riusciamo anche a catturare un altro SCP. Vabbè, che per adesso, però, è abbastanza importante. Sì, per adesso. Venite con me. Siamo nella cella di contenimento. Questa volta che ci siamo ricordati di farla, non è servita, perché l'SCP è un oggetto. Vabbè, comunque è sempre meglio farlo, comunque. Anna, sei addormentata di nuovo. Che cosa è successo? No, è che non vorrei rimanere così per sempre. Sai com'è? Ancora qui c'è il Long Horse. Lo so che non vuoi rimanere così per sempre, però adesso una soluzione la troviamo. Allora, l'SCP era semplice, di classe Euclid, sì. Quindi lo possiamo, esatto, mettere tranquillamente in una di queste celle. Chico, smettila di farmi... E il Long Horse? Non lo so il Long Horse, però la devi smettere di farmi il verso di quello che dico e ripetere le mie parole, ok? Perché è molto fastidioso. Vabbè, scusami, scusami. Mi fa piacere che tu te ne renda conto. Adesso lo metto qua dentro, comunque. Non ho un tavolino, e quindi vuoi qualcuno di voi... Vuoi che me ne occupo io? Quello posso farlo ancora? Sì, sì, puoi farlo tu. Prendi quello, ce l'hai la chiave per aprire. Sì, hai ripreso sì, tutto? Sì, ho tutto, tranquillo. Ok, allora io e te nel frattempo andiamo da un'altra parte. Però Anna, mi raccomando, non fare niente. Qualsiasi cosa ti succeda, ce lo devi dire. E cosa vuoi che faccio? Non lo so io. Però potresti decidere di muoverti, di fare qualcosa per conto tuo, non lo so. Invece non devi fare niente. Devi aspettarci. Tanto un modo di sistemarti lo troviamo. Non ti devi preoccupare, ok? Per il momento io e te invece ce ne usciamo da qui. Ti vuoi prendere, scusa? Non te lo dico, tanto non ti serve saperlo. Vieni con me, adesso usciamo tutti e due e andiamo verso la nostra casa vecchia. Anna, mi raccomando, qualsiasi cosa devi parlare. Dai, tranquillo, se succede qualcosa ti chiamo immediatamente. Allora, cos'è successo? Ma di nuovo? Non lo so. Di nuovo? Beh, ogni volta che ci avviciniamo alla casa vecchia. Raga, questo è un problema grave. A quanto pare c'è qualcosa che sta succedendo lì davanti. Per cui se noi ci avviciniamo si chiude il mondo. Si chiude proprio il mondo, cioè... E quindi cosa facciamo? Ma è proprio davanti a casa vecchia nostra? Sì, sì, davanti a casa vecchia nostra. Nel cratere. Che è successo? Non ne ho idea. Ma questa è una cosa grave, però è qualcosa di grave. L'ultima volta che ci siamo stati abbiamo portato via l'intelligenza artificiale, mi sembra. E io non vorrei proprio che fosse l'intelligenza artificiale che ha combinato qualcosa da quelle parti. Ha fatto qualcosa? E ha rotto tutto. Ne abbiamo tanti altri da prendere, però io, vabbè, non ve lo dico neanche che cosa volevo andare a fare da quella parte, anche perché ho una mezza impressione che non possa essere per colpa di quello che lì si è rotto tutto. Comunque ce ne sarebbe un altro molto grave qui, molto pericoloso. Fermo, alzati in volo, alzati in volo. Ancora questo. Che cacchio vuole sto schifo? È ovunque questo Anna, coso. Ti ricordi quella specie di serpente? No, no, ce ne sono due. Ce ne sono io tre. Non l'ho mai visto. Ecco, ce ne sono tre adesso qua sotto di noi. Quattro. No, no, è uno solo. No, guarda il mare. Nel mare ce n'è altri? Ma ce ne sono 50. Ma guarda sotto il mare. Guarda sotto il mare. C'è tipo... Guarda, cos'è? Vedi? Non lo so, sono tipo delle particelle. Sembra tipo nevischio. Però sotto il mare bolle. Nascono da lì. Oh no, Cico, ce n'è un... No, ce n'è uno stormo. Non è possibile. E se fosse quello? Se per caso, non lo so, ci fosse un nido di quei cosi, se è possibile. Sì, sì, è sicuramente così. C'è un nido di questi cosi. Ma ce ne sono uno stormo. Sono tantissimi. E poi cosa sono? Cosa sono? Cico, cosa facciamo? In teoria un modo per scoprire che cosa sono. No, ci sarebbe. Basta che tu ti fai uccidere da loro. Perdi le cose. Esatto, perdi le cose. Però ci farebbe comodo scoprire che cosa sono questi cosi. Come facciamo? Non lo so. Io neanche posso farmi uccidere perché non posso perdere le cose. Ti do tutto, ti do tutto e muoio. No, 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 aspetta, aspetta, non mi dare le cose. Fermo, fermo. Non prendere decisioni da solo. Ascoltami bene. No, non è più veloce niente. Allora, calmo, per il momento li lasciamo stare e ci prendiamo invece quello che io volevo prendere. Cioè, lo vedi, fa anche una certa impressione. Questo qui era la scala, però versione modificata, ok? Che tra l'altro ha un cartello sbagliato, vedete? Mi ricollego al discorso di prima, a volte i cartelli cambiano, si sbagliano. Non so, a questo punto mi viene da pensare male come ha fatto Anna, comunque. Boh, effettivamente è strano che alcuni siano sbagliati, strano. Non dovrebbero essere sbagliati, comunque. Cioè, guarda dietro, attento, sì, vedi in volo, guarda. Li vedo, tu cerca di tenerli tutti da te, ok? Li allontano anche pure. Sì, okay. Io invece cerco di fare l'altro portale, perché qua è un po' una situazione bruttina. Però dovrei farcela. Se io gli metto quest'altro sotto, è una parola. Non è possibile. Non si può. No, non si può fare. Impossibile. Perché il portale va a mettersi sopra. Posso provare a catturarlo, ma sono troppo lontano. Ma ti ricordi quanto era forte quello? Sì. Sì, 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 questo qua ti ammazza. Infatti è troppo rischioso portarlo a mano. Aspetta, l'ho preso. Un colpo basta. L'ho preso. Fermo, 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 fermo. Davvero, un colpo bastava soltanto sì, un colpo? Sì, due, anche uno, mi ricordo. Ok, va! Vedi, vedi.
Oh mio Dio! No, è fuori. Stai bene, stai bene, dimmi che stai bene, ti prego. Non sta bene, non stiamo bene. Fermo, 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 tranquillo. Adesso basta che gli mettiamo il portale sotto, tanto lui così in alto non può saltare, ok? Se io adesso riesco ad attirarlo, guarda come balla con la testa, guarda quanto è inquietante anche questo, raga. Stiamo a combinare disastri. Tu, Anna, sei ancora trasparente. Ascoltami, ascoltami. Dimmi. L'unica soluzione, secondo me, è cercare di creargli una gabbia intorno e mettere il portale direttamente nella cella Apollyon. Sì. Perché adesso il portale è in mezzo al corridoio. Ah, ricordiamoci che questo era Apollyon, comunque, anche se il cartello era Keter, ma non c'entra niente, è sbagliato. Questo qua era Apollyon, era la scala Apollyon. E guarda come mi fissa con quegli occhi rossi. Ma la testa. Raga, abbiamo un sacco di cose da mettere a posto. Se vogliamo sistemare laboratorio, c'è tanto da lavorare, perché ancora è un disastro e mancano tantissimi SCP da contenere, anche pericolosissimi. Cico, quei cosi io non ti so dire cosa puoi fare. Prova a portarli. Mi seguono il laboratorio, guarda come mi seguono veloci. Lo vedo, c'è tipo uno stormo di sti cosi. Prova a portarli, se c'è della lava in zona, prova a portarli nella li lava. Li butto in mare al massimo, dove erano in prima. In mare possono tornare, però io qua non riesco nemmeno a prendere sto schifo. Ok, c'è lava qui. Qua sotto di me ce n'è altri, ma ascolta, ma a sto punto, solo che non posso neanche lasciare libero sto qua adesso. Possiamo fare una cosa, Cico. Possiamo prendere uno di questi qua, che ce l'ho io. Lo posso prendere io? Se e riesco. Portiamo quello? E possiamo provare a portare quello. Ma non mettiamo il nome, non sappiamo chi è ancora. Non sappiamo chi è, ma lo scopriamo. La prossima volta magari cerchiamo di andare da questo, non lo so. O una delle volte successive. L'ho preso. Dobbiamo riuscire a trovare la sua cella. È veramente brutto, raga. Ma da vicino è veramente pauroso. Cioè, in teoria lui ora non può colpirmi perché è paralizzato, no? Dalla portal gun. Però è bruttissimo, ha delle file di denti piccolissimi ma tanti. Ed è riuscito a colpirmi, mannaggia lui. Ecco, è forte. Quanto male fa? Non tantissimo, però tenerlo in mano. Sì, che lo fa. Infatti, riesce a raggiungermi, Cico. Io l'ho messo qua sotto. Arrivo. Tra l'altro non prende nemmeno danno da caduta ed è estremamente aggressivo. Si vede proprio che non pensa neanche al danno che può subire, a quanto io posso fargli male, a buttarlo dall'alto. Lui continua a desiderare di attaccarmi. Si lancia addosso. Non salta, ma si lancia addosso. Anna, devi risalire su dall'ascensore. Devi aprirci l'ascensore. Noi questo qua lo dobbiamo far entrare. Non è facile, anche perché ovviamente questo qua non passa. No, non entrerà mai dal portale. Guarda quanto è grande. No, infatti è ha una forma particolare. Eccoti. Ok. Allora, ascoltami, Dimmi. Bisogna portarlo dentro dall'ascensore. Non è semplice, sì, però è l'unico modo. Ok, ci proviamo. Lo mettiamo dentro una cella. Agganciolo. Possiamo anche lasciarlo dentro quella di smistamento. Tanto per il momento non succede niente. Infatti, per il momento è l'unica idea, secondo me.